No, io non penso niente, penso solo che io ho chiesto di non prendere giocatori di una certa età, giocatori oltre i 30 anni, ero d'accordo col presidente, se ti riesci a prendere dei giovani, anche persone magari che in questo momento non possono sembrare prospetti importanti, perché poi il Pescara per fare la prestazione che ha fatto a Terni, e per continuare a fare quel tipo di prestazione non ha bisogno di un giocatore, ma ha bisogno della squadra. Se la squadra non è supportata da un'idea di fare un qualcosa di straordinario, perché tu stai facendo la cosa più bella che hai sempre desiderato, cioè giocare a calcio, quindi tu desideri esprimere te stesso, esprimere con gioia e soprattutto sognare. Ma io insisto sempre sul fatto di sognare perché se io non sogno mi sento disperato, mi sento triste, mi sento, come ti posso dire, mi sento frustrato, cioè ho bisogno di nutrirmi di un qualcosa di importante. Poi io so che per raggiungerlo ci sono tante difficoltà, però quando lo raggiungi è una grande gratificazione. Prendiamo in piccolo, no? Dal primo giorno che sono arrivato alla partita di Terni. Quante cose, siamo arrivati alla settimana di Terni, in cui io prima avevo più dubbi che certezze, poi all'ultimo quando ho cambiato modulo, quando ho visto la squadra già con il Cerignola, ho visto dei lampi, ho visto dei flash belli, importanti, e questo mi ha portato a vivere 2 giorni a casa con il cuore pieno di felicità, perché sapevo che 600 tifosi erano partiti da Pescara, erano venuti, quindi questi sono gente che poi lavora. Deve, capito? Deve nutrirsi che la sua squadra gli offra un qualcosa di bello, almeno vederli lottare, almeno vederli avere un atteggiamento giusto. E al di là del risultato, la cosa più bella è stato l'atteggiamento. E queste cose qui mi riempiono, no? Cioè la mia anima si riempie di queste cose. Poi so, come ho detto tante volte, il mondo del calcio è un mondo, non voglio neanche più ripetere, cioè, so che sono preso in giro, sono deriso, vengo sbeffeggiato, aspettano, godono quando le cose vanno male, ma non a me, a tutte le persone come me che vogliono sempre essere positive, che vogliono creare dei sogni. La gente vuole vedere la gente infelice, vuole vedere la gente triste, perché nella sua delusione, nella tristezza degli altri, hai una scusante per le cose che non ti vanno bene a te. Purtroppo il mondo non va bene a tutti, e quindi lo capisco. Ma io non posso vivere condizionato dal fatto di essere una persona derisa, non me ne frega niente. Il fatto del mercato, io sono andato a letto ieri sera alle 9, non ho spento il telefono, l'ho acceso stamattina, ho visto che abbiamo preso Tonin, ma non, la cosa che mi piace è che uno che ha 23 anni è uno che è sempre stata una promessa, che non è mai esploso. Questa è la cosa che più mi piace di questo ragazzo che io non conosco nemmeno adesso, lo conoscerò stasera quando andrò al campo. Ecco, queste sono le cose che mi interessano, perché il Pescara ha bisogno di questi giocatori per fare un qualcosa di bellissimo, di inaspettato, no? Anche se poi la nostra squadra ha dei valori, no? Cioè, la nostra squadra non è più una squadra in cui siamo partiti con molte incertezze, ma pian piano ci siamo conquistati con il lavoro uno spazio importante per dire che ci siamo anche noi in questo campionato. Quindi voglio dirti, io guardo molto più avanti, guardo cosa sarà la fine di questo campionato, cosa sarà il prossimo. Cioè, cerco di navigare per poter avere questa energia, per avere questa voglia di affrontare la partita domani sera senza paura, sapendo che l'avversario è un avversario tosto, un avversario che l'anno scorso è arrivato secondo, un avversario che gioca un calcio intelligente, ma non voglio avere l'angoscia di andarmi a confrontare. Se saranno bravi gli dirò bravi e cercheremo di lavorare di più, ma voglio andare con il gusto di giocarmi la partita, con la voglia di dire ci siamo anche noi, ecco, tutto questo. Quindi per quello ti dico del mercato, ma non perché voglio fare quello che è diverso dagli altri, perché io ho scelto di vivere in questa maniera, e quindi se scelgo di vivere in questa maniera ho anch'io i pro e i contro, no? E quindi quando le cose poi non vanno bene, è normale, ti ripeto, non aspettano altro, ma beh, ma io sono abituato, quindi
non mi succede niente. Cioè, a me l'importante di sapere che c'è una società che crede di avere una persona giusta che lavora per migliorargli i giocatori. A me basta quello. Poi i risultati, alla fine tiriamo le somme, no? Vediamo come va a finire. Mister, domani, intanto torniamo alla partita di domani, la Torres, che squadra è? Te l'ho detto ora, è una squadra che ha... Intanto l'anno scorso ha vinto tutte e due le volte, no? Con il Pescara, e sia qui che a Sassari. Quindi ti sta a dimostrare che questa squadra non è una squadretta così fatta all'ultimo momento con tanti problemi, ma è una squadra che ha delle idee, che i giocatori sono gli stessi, l'allenatore è lo stesso. È una squadra che ha fatto sognare il suo popolo, perché la Torres non credo sia mai stata in Serie B e quindi insomma ci è andata vicinissima. E quindi io ho grande rispetto per il loro progetto, per il loro sogno, però anch'io c'ho il mio e siamo in competizione e dobbiamo misurarci, quindi spero di prevalere, ma spero di prevalere perché me lo merito, non di prevalere perché sono stato fortunato. E quindi ti ripeto, la Torres è tutta la settimana che noi stiamo preparando la partita, come gioca la Torres, quali sono tutte le cose che ci possono far male, e poi la speranza è che domani sera, come a Terni, la squadra dimostra questo coraggio, dimostra questa voglia di misurarsi senza pensare a cosa possa accadere, perché anche se noi facciamo gol oppure subiamo gol, dobbiamo continuare imperterriti a giocare concentrati sulle cose da fare per avere una qualità migliore nel nostro gioco, fare le cose che ci permettono a ogni giocatore di esprimere il meglio di sé. Poi alla fine vediamo, come ti ripeto, ma non è che dobbiamo stare a parlare o mettere le mani avanti per giustificare. Tutte le squadre, anche la Ternana è una squadra tosta, una squadra che è partita... Eppure ci siamo andati, ce la siamo giocata, ma più che giocata ce la siamo meritata. Ci sono stati degli episodi che ci sono stati a nostro favore, ma perché lo meritavamo, no? Anche il fatto del portiere che è scappata la palla, ma però quando abbiamo preso gol, perché anche noi abbiamo subito un gol su un'autorete, voglio dire, ma però preso il gol, due minuti l'abbiamo rifatto. E queste sono cose importanti, al di là degli episodi. Quindi domani sera è la stessa cosa, non bisogna... Io mi ricordo una volta, non so chi me l'aveva detto, che quando scelgono per esempio i Marines nella la Marina Militare americana, non scelgono il più forte o il più intelligente, perché il più forte può trovare uno più forte, quello intelligente, se è intelligente si può prendere paura della morte o del pericolo. Scelgono quelli più resilienti, quelli che non c'è ostacolo, non esiste ostacolo, persone che non hanno qualità sopra la media, ma hanno una qualità, quella di non arrendersi mai, solo la morte li può fermare. Ecco, queste sono le persone che scelgono per fare questi soldati speciali. E Pescara deve avere dei giocatori uguali, resilienti, non gli deve interessare se vince o se perde, ma gli deve interessare di continuare a giocare, perché sappiamo che il nostro popolo, la nostra gente vuol vedere in campo persone che non si arrendono mai, al di là del risultato che a volte dipende appunto da determinati episodi. Quindi, come ti ripeto, i ragazzi mi danno fiducia perché vedo che stanno lavorando su questa strada. Ora, ti ripeto, ogni partita ha una storia, ma il tema che noi cerchiamo di allenare e di battere è sempre questo. Ecco, io ho notato questo, mister, l'atteggiamento spirito, veramente sono da sottolineare, di questa squadra. Squadra secondo me propositiva, ma nel contempo ordinata, d'accordo? Sì, perché se tu hai delle energie e le sprechi solamente per andare all'attacco, poi finisce che alla fine qualcosa paghi. Cioè, noi bisogna essere sempre ordinati nel cercare di attaccare nelle due fasi. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere bravi a creare delle idee, delle situazioni importanti in base all'avversario, ma quando non abbiamo la palla dobbiamo essere bravi a recuperarla subito, perché quella che fa gol è quella che ti fa prendere gol. Quindi se ce l'abbiamo noi
problema non c'è, quindi quando la perdiamo deve essere bravi, ma tutta la squadra a recuperarla. Difatti, si parlava anche di giocatori, ma al 94esimo Vergani ha fatto una rincorsa, si è buttato in scivolata, no? Ma a me cosa mi interessa se uno mi fa 20 gol? A me mi interessa questo, a me mi interessa che il Pescara vinca, ma non che deve far gol il centravanti. Per me li può fare anche il portiere i gol, non mi interessa questi atteggiamenti, questo spirito. Questa è la cosa più importante. E per quello che ti dico, la società si è mossa anche in base a questo tipo di richieste. Quindi siamo tutti d'accordo che insomma sia il centrocampista che l'attaccante devono essere persone che venivano a Pescara con grande entusiasmo, e credo che questi due ragazzi abbiano accettato Pescara con entusiasmo. Mister, buongiorno. Io le volevo chiedere, la permanenza di Merola può essere considerata come un grande acquisto, visto che era seguito anche da squadre come mancherebbe. Alla fine il giocatore ha voluto comunque rimanere sotto la sua guida. Merola è un grande giocatore. Merola è il giocatore che può far fare la differenza a qualsiasi squadra. L'ha fatta fare anche al Pescara, e quindi appena starà bene ce la rifarà fare di nuovo. Perché è un ragazzo tanto meraviglioso, perché ha una grande umiltà, molto disponibile. Non gli sono interessati i soldi, perché poteva andare a Trapani a guadagnare tanti soldi, ma ci per ci ha scelto Pescara. E già questo deve essere un orgoglio da parte mia, della nostra società, ma soprattutto dei tifosi, sapere che un giocatore è voluto anzi rimanere a Pescara che andare dall'altra parte a guadagnare ma molti più soldi. Quindi ti puoi immaginare che valore aggiunto è Merola dal punto di vista tecnico, quando sai che anche dal suo punto di vista emotivo ti ha messo proprio a disposizione tutto, ha preso il cuore e te l'ha messo in mano. Sui nuovi, se sono già pronti per la partita di domani? No, io non ne ho neanche visti. Scusa, se l'altra volta c'era assegnata la formazione, se... No, la formazione sai perché non te la do oggi, te la potrei dare. Perché io l'allenamento lo faccio stasera, la do a loro, e quindi non posso dare la formazione a loro prima della verità a loro. È una questione di rispetto. L'altra volta avevo fatto allenamento e sono venuto e ve l'ho detto, ma non ho nessun problema io a darvi la formazione. Però non, in questo caso, siccome c'è allenamento stasera, non è corretto verso la squadra, insomma, che io vado a dire ai giornalisti prima di loro chi gioca e chi non gioca. Però, mister, qualche indicazione, se è possibile. Ma la sapete già. Manca Pirozzi, quindi... Ma qui non si inventa nulla, voglio dirti. Voi sapete che io guardo il campo. Le persone che si allenano hanno possibilità. Questi due ragazzi sono arrivati e non c'è nessuna possibilità, perché arrivano oggi, fanno allenamento oggi. Ora l'altra volta Leonardi ha fatto due allenamenti, avevamo bisogno. C'era stato Di Marco che aveva avuto la febbre, quindi se non avesse avuto niente sicuramente avrei scelto Di Marco. Però venendo anche, aveva recuperato, stava bene, però nell'incertezza... Questo ragazzo aveva fatto questi due allenamenti, aveva subito capito come stare in campo, come fare. Infatti, quando è entrato ti ha dato una mano, perché insomma lo ha dimostrato. Ma da questi non ho ancora visti. Quindi... Ma a proposito di Leonardi, si può dire che magari in ballottaggio con Squizzato per il ruolo davanti? No, io non ti posso dire niente, perché ti ripeto, prima lo devo dire a loro. Ma io non guardo il campo. Quando il campo mi dice che uno è più bravo, lo faccio giocare. Poi non è detto che io sia il padre eterno e non sbaglia. Anch'io posso fare dei miei errori, no? Però io guardo sempre il campo. Se il campo mi dice una cosa, io questa la faccio. Però se uno non si allena, anche se fosse Cristiano Ronaldo, siccome io sogno e non me ne frega di avere Cristiano Ronaldo, non lo farei giocare. Solo per quel motivo lì, no? Magari tutti... Perché non gioco per avere un risultato, gioco per arrivare a un risultato. Che per arrivare a un risultato bisogna provare delle emozioni, bisogna avere un percorso, bisogna avere anche la... Che ti vuoi dire? No, anche, bisogna avere le difficoltà. Quindi non mi piace a me le cose fatte così tecnicamente. Non farei mai giocare. Che stadio ti aspetti, mister? Come? Che stadio ti aspetti, cambiamento? Mi aspetto. Noi dobbiamo essere bravi a fare come abbiamo fatto a Terni, e poi pian piano la gente si avvicina da sola, perché la gente vede quello che tu dai e quindi può essere orgogliosa di quello che tu stai facendo. Però se non fai le prestazioni, la gente l'allontani,
la intristisci, quindi non vedono in te un motivo di orgoglio, no? Mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto scusami se sono arrivato con 5 minuti di ritardo. A proposito di emozioni, tutti noi, credo, così come i tifosi, siamo rimasti impressionati dall'atteggiamento, dalla voglia, dalla fame di questa squadra contro la Ternana. Pressing alto sulle seconde palle, la Ternana ha avuto grosse difficoltà. Ma di fronte domani avremo una delle squadre migliori del campionato. A proposito di emozioni, come ci si arriva al risultato? Come ci si arriva a fare emozionare? Sapendo che bisogna far meglio di loro. Bisogna far meglio di loro, bisogna correre di più, bisogna recuperare palloni di più. Quando abbiamo la palla non bisogna giocarla in maniera sguaiata, cioè uno gioca per giocare, deve giocarla sempre in maniera efficace. Giocare al giocatore più vicino, quello più vicino cercare se chi ha la possibilità di dare la palla nello spazio per avvicinarsi alla porta, per andare a far gol. Cioè la partita deve essere una continua ricerca del gol. E quando non abbiamo la palla deve essere una continua ricerca di recuperare la palla senza cercare di subire gol. Anche perché di fronte avremo giocatori esperti. Vabbè, è giusto misurarsi con quelli bravi, no? Poi se sono bravi gli diremo bravi, sappiamo che dovremo lavorare molto di più e noi ci metteremo lì e lavoreremo. Però non dobbiamo aver paura di affrontare la partita perché loro sono bravi. E non dobbiamo andare con l'angoscia di dire, ma lo sapevo che questa era una squadra tosta. Che la Torres è brava, che la Torres è arrivata a seconda, che la Torres è una squadra organizzata, che la Torres è una squadra che punta anche lei a vincere il campionato. Sono tutte cose che le sappiamo, ma a noi ci deve interessare noi di andare senza paura, di andare solo con il coraggio e avere questa resilienza nel cercare sempre il gioco, sempre anche attraverso la sofferenza, però non arrenderci mai, perché dobbiamo sognare di riempire lo stadio. Se vogliamo riempire lo stadio dobbiamo cercare di fare delle prestazioni che ci permettano di far innamorare la gente, non solamente il risultato. Mister, io invece una domanda gliela voglio fare, non un suo pensiero tecnico, tattico sul calciatore, perché lo dovrà vedere, conoscere, anche se si sa. Però su Bazzania, più che altro le chiedo su Bazzania se può essere lui il leader un po' carismatico di questa squadra. Pescara non ha, negli ultimi 4 anni non ha mai avuto calciatori che nei momenti di difficoltà si assumessero la responsabilità di prendersi la squadra sulle spalle e portarla. Può essere Bazzania quel tipo di calciatore? Io non conosco personalmente Bazzania. Io spero che sia, come tutti hanno detto, un bravissimo ragazzo e un bravissimo giocatore. Poi che Balzania, a me mi interessa che lui faccia il meglio di se stesso, che non prenda sulle spalle nessuno, che non si assuma le responsabilità per nessuno, perché lui deve fare il calciatore e lo deve fare al massimo. E gli altri discorsi a me, quando sento dire quel giocatore si è preso responsabilità, non mi piacciono, perché ci sono io. Io mi prendo responsabilità, soprattutto quando la squadra perde, soprattutto quando la squadra non è capace di esprimersi. Quindi io non ho bisogno che qualcuno mi prenda la squadra. Io ho bisogno che qualcuno, quando vada in campo, abbia la personalità di far tirare fuori i suoi compagni il meglio di loro, non di prendersi in collo. Che cosa si prende in collo? Cioè, a me, i leader sono quelli che dimostrano con il gioco, con i fatti, che sanno correre di più, che sanno lottare di più, che sanno dire sempre una parola giusta al compagno che è in campo, che è in difficoltà, o se il compagno non ha fatto una corsa, farla lui, ma non discorsi di... mi sono preso in collo. Io, guarda, ho allenato il Palermo, avevo dei giocatori fortissimi che siamo andati in Serie B, ma ti posso garantire, ma di grande personalità, che a volte anche in allenamento, se c'era qualche ragazzo magari che non giocava, che era un po' svogliato, rischiavano magari rischiavano addirittura anche fisicamente delle entrate, ma non che si assumevano, che si prendevano in collo loro, dovevano portarsi in collo la squadra, loro dovevano fare il meglio di quelli che erano loro, perché se, e poi a me il giocatore non mi dà le cose che servono alla squadra, io non guardo il nome e cognome, faccio giocare chiunque, cioè con me non esiste che lui gioca perché è il mio capitano, lui gioca perché
il mio, no, 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 non esiste. Cioè, per me esiste quello che, come ti ripeto, che dimostra il suo valore e aiuta gli altri. Allora io ne vorrei non uno ma 20. Bravo, dire, non c'è uno che ha il carisma, non c'è uno. Sono tutte cose che io non ci credo. Tanto non credo. Parlando di Palermo, no? Perché mi mette di dirlo, perché ho seguito quel campionato, la squadra giocava benissimo. Secondo me lei ha compiuto, non lo dico per piaggeria, un'impresa, perché c'erano sulla carta squadre più titolate. Questo è il mio punto di vista. Sono contentissimo che mi dici queste cose. Però per esempio io so che la cosa più bella che ho fatto è quando con l'Empoli sono andato in Serie A e ci siamo salvati in Serie A giocando in una maniera che nessuno si aspettava, perché Padovan, il suo collega che all'epoca era direttore di Tutto Sport, mi disse: ma come fai a giocare in Serie A con tutti gli attaccanti, no? Perché poi io sugli esterni avevo attaccanti che erano tutti centravanti, perché Rocchi giocava a destra, Di Natale giocava a sinistra, certo. E erano tutti centravanti, no? E voglio dirti, vabbè, vedremo, ecco lì, credo che sia stata la cosa più bella, perché abbiamo giocato con squadre vere, con squadre di Serie A, e ce la siamo sempre giocata, e abbiamo fatto delle bellissime partite. 99-2000 in Serie B, grande partita, gol di Natale, il pareggio di Giampaolo, ti ricordo? Allenatore Careone, ad Empoli, 1-1. Pareggio di Pescara proprio all'ultimo minuto. No, ma io non c'ero. Come no? C'era, io mi ricordo che quando Pescara è venuto a Empoli avevamo vinto 2-0. C'era Galeone, mi sa che è stato esonerato quella partita lì. 2000-2001. Mi sembra. No, no, glielo dico perché... Poi io, no, ma per l'amor del cielo, poi io non mi ricordo. C'era un giovanissimo Di Natale che lei, insomma, cresceva. Sì. Non so, però io ti dico queste cose ma non me le ricordo. No, no, mi è venuto vagamente così, perché l'altro giorno parlando col magazziniere mi diceva lui, forse con la partita lì, quando Galeone, poi non so, le cose non andavano bene proprio a Empoli, ma non me lo ricordo. Quindi sì, non è che voglio dire, sono io che mi scordo. No, l'anno successivo. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Tarciso Burnic con Bianchi. Sì, una situazione sì. No, per dirti, parlavamo di queste cose qua, no? Il calcio è questo: se non sogni non puoi misurarti con quelli molto più bravi di te. E quindi ti ripeto, io lavoro per riuscire a fare questo a Pescara, riuscire a fare queste cose, poi visto che c'è anche una certa età si può anche smettere, dai. Mi piacerebbe però far così, non lo so se succederà, però se io non coltivo questi sogni posso anche smettere di allenare, non sarei più una persona utile soprattutto a me stesso e ai miei giocatori. Ecco, no, le volevo fare solo una domanda, siccome ho parlato poc'anzi, cambia l'avversario, cambia anche la tipologia di partita, nel senso che la Torres è una squadra fisica, aggressiva, esperta, rispetto al match con la Ternana, ecco. Sì, ma lo sappiamo, l'abbiamo provato, l'abbiamo visto, abbiamo provato, abbiamo capito che lo spartito deve essere letto in una maniera un po' diversa rispetto alla partita di Terni, però deve rimanere la stessa mentalità, la stessa voglia, lo stesso spirito di cercare la vittoria attraverso la prestazione, non trovare la furberia. Come dico sempre ai giocatori, al 90esimo non buttatevi in terra a perdere tempo. Che oggi va bene, ma poi tutto il campionato, questa furberia ti andrà a inibire tutte quelle qualità che tu hai, e quindi accettiamo, no, a volte, anche se magari uno si butta intero, perde tempo, vince la partita, ci può stare che fai una vittoria, ma non è quella che dobbiamo cercare noi. Noi dobbiamo cercare attraverso anche la sofferenza, come è successo a Terni, che negli ultimi minuti il nostro attaccante è andato a fare un recupero, ecco quello, non stare in terra aspettare che passa il tempo, ma ecco, queste sono le cose. Mister, però se fossi stati furbi col Foggia sei sicuro? Sicuro 100%? Perché dopo c'è il Collecco, perché anche il Foggia quando ha vinto contro voi erano convinti di essere in Serie B. Guarda che la vita è così,
non essere dire, no, non lo dire quella cosa lì. No, no, però... non la dire, perché non puoi dire, perché non c'è la controprova. Io ti posso dire che, secondo me, quella cosa lì è andata così perché doveva andare in quel modo, ma non è perché... Perché lì si è sbagliato a difendere l'ultima azione, perché l'azione si sarebbe comunque fatta, dovevi difendere meglio. Sì, ma però c'è sempre un'altra partita poi da giocare, non, è mai, non devi mai dare per scontato. Nel calcio a volte puoi perdere delle partite con squadre molto meno brave di te, perché quando poi il dio del calcio interviene, in certi momenti interviene, puoi fare tutto quel che vuoi e non vinci. Neanche se giocano in nove. Quindi per quello ti dico, quelle cose lì non servono. L'ostruzionismo è una forma di furbizia che limita gli uomini in tutti i settori, dal calcio come nella vita normale, nelle imprese, capito? L'ostruzionismo è una forma di furbizia che ti toglie tutte le possibilità di goderti la vita per quello che è, perché le difficoltà, le amarezze in certi frangenti accrescono ancora di più. È che è la cultura proprio nostra di italiani, che ci piace essere furbi e godere delle disgrazie degli altri. Ma così però la vita non la vivi, quindi a me non mi interessa anche, figurati se io non so la mia età, tutti quanto sono felici alla prima volta che uno si inciampa o quelle cose, ma cosa mi interessa? Ma cosa mi interessa? Io sono pronto a soffrire, non dormirò, mi incazzerò, tirerò qualche parolaccia. Cercherò di fare delle passeggiate di notte, cosa vuoi che... però anche gli altri, capito? Andrò al campo sempre con lo spirito che ci sarà. Poi dopo, in questi momenti in cui le cose non ti girano, quell'anno della tua vita in cui le cose sono andate nel verso giusto, allora ti accorgerai anche che tutti quegli anni che hai passato a soffrire sono stati anni che non hai perso per niente, no? Ti sono serviti, capito? Non dobbiamo pensare di essere falliti se le cose non vanno, dobbiamo essere persone che ci hanno provato. Però lo so anch'io che sono il primo a vivere in questa società in cui vuole che le persone che non riescono, che non sono belle, che non sono appariscenti, che non hanno la macchina, capito? Che non hanno gli occhi azzurri, che non sono quelli che quando sorridono hanno 32 denti. Cioè, e tutti gli altri che sono, cosa sono? Rumenta, cosa sono? No, però mi stanno solo. La maggior parte è diciamo che se tu vivi in un mondo in cui l'80% è così, fai fatica a stare con quel 20% di persone. Ma guarda, io te lo dico perché nella vita ho avuto delle delusioni da persone che io frequentavo, che sono state persone, amici miei, per tanti anni della mia vita.